In questi giorni di clamore per tutti, per queste situazioni difficili, in silenzio abbiamo realizzato in soli 20 giorni un ampliamento del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Perino di Brindisi che alla fine darà come risultato un numero di posti in rianimazione che è praticamente paragonabile a quello dei tanto pubblicizzati ospedali del nord che in questo momento si stanno attrezzando. Si tratta ovviamente di un intervento rapido fatto in economia con l'aiuto della Banca d'Italia. Abbiamo investito somme piccolissime rispetto a quelle che sono state invece utilizzate altrove e abbiamo ottenuto un risultato importantissimo che sarà decisivo per la sicurezza di tutta la provincia di Brindisi e della città di Brindisi nei prossimi mesi, che ovviamente ci vedranno impegnati nella progressiva riapertura della nostra vita economica e sociale. Quindi forza Brindisi, in bocca al lupo a tutti, bravi, avete fatto davvero un lavoro straordinario, in particolare ringrazio la ASL, ringrazio ASSET e ringrazio tutti quelli che, ripeto, in silenzio, hanno lavorato e realizzato risultati. Ringrazio anche la Protezione Civile che in un insieme armonico di azioni, ripeto, ha realizzato qualcosa di straordinariamente utile per la salute di tutti noi. Dunque, questo è un ventilatore di ultima generazione presente in una delle stanze della terapia intensiva che è stata appena oggi verrà consegnata alla Protezione Civile dall'ASSET. Hanno fatto un lavoro incredibile, in un mese sono stati realizzati 28 posti letto, tutte stanze a pressione negativa, tutte dotate di letti per terapia intensiva, ventilatori, monitor multiparametrici con una centrale di monitoraggio da parte dei medici. Ovviamente noi ci auguriamo che non venga utilizzato questo modulo come terapia intensiva, anche perché per fortuna fino adesso la terapia intensiva dedicata al Covid di 8 posti letto è occupata solo da tre degenti. Però questo può essere molto utile quanto prima per poter ancora più utilizzare, diciamo, le esigenze Covid all'interno dell'ospedale Perrino e isolarle maggiormente e quindi magari può diventare una struttura multidisciplinare dove la utilizziamo come terapia intensiva, subintensiva o addirittura anche per altre discipline. Ovviamente su questo ci stiamo lavorando, ci stiamo confrontando con tutti i primari del Perrino, anche con le organizzazioni sindacali per trovare la migliore soluzione e anche fare la migliore proposta alla Regione Puglia. Allora, questa è l'apparecchiatura che abbiamo in dotazione in questa nuova terapia intensiva. Questi sono i ventilatori meccanici, ogni stanza è dotata di due posti letto, e una struttura in pressione negativa, e c'è un letto con materasso antidecubito per la gestione e trattamento ottimale dei pazienti affetti da polmonite da Covid. E poi il sistema di infusione, il sistema di monitoraggio e tutta l'attrezzatura che serve, insomma, che è indispensabile per il trattamento di questi pazienti. Questo modulo di terapia intensiva ovviamente va a completare l'offerta per l'emergenza Covid. Un mese fa, anche meno di un mese fa, abbiamo definito e reso operativo il reparto di pneumologia subintensivo dove sono già ricoverati i pazienti Covid. È un reparto che abbiamo chiuso un periodo per sanificazione, per aver messo il personale in quarantena, poi ovviamente è stata la scelta giusta, il personale è ritornato a operare, è stato sanificato il reparto, ora è pienamente operativo. Questo modulo ovviamente andrà a completare l'offerta nell'emergenza Covid. Possono tutti constatare, insomma, che quello che si pensava un'idea è diventata realtà, è un modulo realizzato con prefabbricati. Ma non sembra perché l'effetto, vedete, è molto positivo anche all'esterno, è stato ben integrato con l'ospedale Perrino esistente e anche con un collegamento interno. Tutto è stato realizzato in pochissimo tempo utilizzando maestranze locali, imprese pugliesi, operai pugliesi, professionisti, tutti hanno dato una grande disponibilità e un'abnegazione enorme perché si realizzava un'opera assolutamente importante per la popolazione nel territorio di Brindisi, in cui i posti di terapia intensiva erano molto pochi. Ne abbiamo realizzati 28 nuovi,
è stata utilizzata insomma, sia le modalità più aggiornate, anche la segnaletica interna ed esterna secondo quelle che sono le regole del progetto Hospitality, che è un progetto regionale di identità visiva e ambientale molto innovativo. Quindi abbiamo cercato di fare il massimo per dare a Brindisi e alla Puglia un'opportunità maggiore di difesa in questa situazione di emergenza sanitaria.